Bentornati in un nuovo video. Oggi ci troviamo a Louvre, questo borgo che dal 2003 è stato inserito tra i borghi più belli d'Italia. Oggi vi mostreremo quello che si può vedere in un pomeriggio anche insieme al vostro amico a quattro zampe. Siamo pronti? Andiamo! Louvre si trova sulla punta nord del lago di Iseo, di cui comunque abbiamo già visto qualcosa. Vi lasciamo la scheda qui di Monte Isola perché ci siamo già stati. Comunque, il nostro tour inizia da qua, da piazza 13 Martiri. La piazza prende questo nome poiché durante l'indipendenza d'Italia 13 Martiri appunto si sacrificarono. Per l'indipendenza in sostanza, e di conseguenza la piazza venne chiamata così in loro onore. È la piazza principale del paese e proprio da qui comincerà il nostro tour. Ok, ora prendiamo la via che ci abbiamo qua dietro e vi portiamo a vedere la chiesa di San Giorgio, la prima di alcune chiese che visiteremo oggi. Comunque tutto questo si può fare in un pomeriggio. Pronti? Andiamo! Ci siamo spostati di poco dalla piazza 13 Martiri per arrivare qui alla chiesa di San Giorgio. Questa chiesa è una tra gli edifici più antichi della zona, però comunque della parte originaria rimane ben poco, infatti la maggior parte delle cose sono state ricostruite. Ora continuiamo il nostro giro e andiamo verso la Torre Civica e vi racconteremo tra poco qualche curiosità. Allora, ci troviamo in piazza Vittorio Emanuele II, ai piedi della Torre Civica, e proprio qui vicino c'è un posto segreto, ma prima di andare vi raccontiamo qualcosa su questo luogo. Nel Medioevo era il punto centrale dell'abitato di Louvre, infatti qui convergevano le vie del borgo. La torre è alta 28 metri e si possono osservare alcuni affreschi, come per esempio il leone simbolo del dominio veneto. Il piccolo luogo segreto è proprio qua, dietro le vostre spalle, infatti lasciando la piazza Vittorio Emanuele II proprio di pochi metri, perché è là la piazza, arriviamo in questo piccolo vicoletto che ha una cosa molto particolare, ossia che in questo vicoletto piccolo e suggestivo c'è una gran voglia di condividere, infatti si può prendere e lasciare un libro da condividere con gli altri. Questa cosa è molto carina, a parer mio. E ora, se si prosegue di qua, si arriva al lago. Ma non abbiamo ancora finito di visitare la parte alta di Louvre, perché abbiamo un santuario bellissimo da mostrarvi che si trova dall'altra parte. Andiamo! Questa alle mie spalle è la torre degli Aghisi, che apparteneva all'omonima famiglia che in origine era completata da un tetto a capanna, ma in seguito venne rialzata di un piano, quindi adesso ne abbiamo tre, mentre in origine erano solo due. Lo so, manca molto poco per farci la nostra camminata sul lungolago e farvi vedere il palazzo e la galleria Tadini, ma prima dobbiamo fare un salto assolutamente qua dentro, che è il santuario delle sante Capitanio e Girosa. Questo luogo è veramente molto importante per la città di Louvre, ma adesso andiamo dentro poiché è aperto. Venne costruito negli anni 30 del XX secolo e dedicato alle due loveresi Bartolomea Capitanio e Vincenza Girosa. L'edificio ha forme gotiche e al suo interno si possono ammirare gli affreschi e mosaici raffiguranti le due sante. Qui c'è anche un piccolo museo che raccoglie testimonianze della loro vita. We can spend our day in there. I'll put the TV in the room. We'll have
the Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Eccoci arrivati a Palazzo Tadini, che oggi è sede dell'Accademia delle Belle Arti. Al suo interno, in una delle cappelle, potrete trovare il cenotafio scolpito da Canova, quindi cioè, non il primo che capita, e mentre il resto della galleria è pieno comunque di opere d'arte, quindi è, insomma, il paradiso per chi ama questo genere. L'ingresso costa 10 euro il biglietto intero, mentre il biglietto ridotto costa 7, quindi se volete... You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite. Ragazzi, il tour di cosa vedere all'opera in un pomeriggio finisce qua. Abbiamo deciso di farlo finire davanti alla Basilica di Santa Maria in Valvendra, perché tanto prima è chiuso come sempre. Beh, e secondo, scusa, le abbiamo beccate quasi tutte aperte, esatto. E almeno una chiusa ci deve stare. E anzi, io già mi immagino i fan e dall'altra parte la porta, però fa troppo caldo. Solo una cosa, la basilica è in stile lombardo ma con delle influenze veneziane. E niente ragazzi, adesso però finiamo con una vista spaziale da un posto veramente magico. A tra poco. E il posto veramente magico non esiste. Poiché... No, esiste solo che Google ci ha imbrogliati, ci ha ingannati, facendoci credere che fosse raggiungibile in poco tempo, circa qualche minuto. Invece hanno 40 minuti su verso questa cima infinita che neanche il Monte Olimpo in Hercules. E quindi finisce qua, noi ci vediamo settimana prossima, iscrivetevi al canale, già sapete le cose, bla bla bla, se non lo sapete guardate gli altri video così lo sapete. Alla prossima!